Questa la tengo, servirà in futuro. Non ti avvicinare, ammazzo di ferraglio! Tornare a combattere. Queste le metto da parte. Dovrei riuscire a estrarre quella cosa dal muro. Sono dentro.
facendo un disastro qua dentro. Eccomi. Ed ecco un altro di quei dispositivi. Una lente. Prima o poi capirò anche cosa farmene. Sei ferita? Sopravviverò. Il mio cosiddetto guardaspalle, per caso l'hai visto? Sì, difficile non vederlo. È morto. Così imparo a fidarmi del primo cafone da taverna che sostiene di essere un cacciatore di macchine scalatore. Beh, almeno non dovrò pagarlo. Che ci fai qua su? Quella lì era una torre di segnalazione. Nel meccanismo c'era una lente speciale che in alcuni ambienti è molto preziosa. Dal momento che i Karja intendono smantellarle, io volevo salvare la lente prima che venga distrutta. Tu portamela insieme a quella delle altre torri e io ti ricompenserò per il disturbo. Una torre di segnalazione? All'epoca le torri erano davvero una meraviglia. Tutte e sei, tutte accese, intorno al timone. Davano l'allarme in caso giungessero i Tenat, per quanto potesse valere. Come puoi immaginare, i Karja non hanno badato a spese per costruirle. Quelle lenti devono essere assolutamente salvate, prima che smantellino tutto. Quindi sei una ladra. Preferisco definirmi un opportunista con un buon fiuto per gli affari. Senti, i Karja smantelleranno comunque tutte queste torri. Per loro non valgono niente. Lo fanno solo come cortesia verso i Tenat. È un crimine senza vittime. Un'opportunità? Dillo al tuo amico là sotto. Se l'è cercata. In realtà ne ho già trovate. Oh, beh, che il cielo mi ossidi. Prima di farmi male, volevo arrampicarmi su quella torre per prenderla. Tu mi hai solo anticipato. Penso che questa dovrebbe bastarti come ricompensa. Sono una mercante onesta, in fondo. Grazie. Aloy. Raina. Bene, Aloy. Direi che appena potrò farò ritorno a Luce Arida per rimettere in sesto questa caviglia. Quindi, se per caso tu dovessi trovare altre lenti, sai dove cercarmi. Vedrò cosa posso fare.
rifiutato una bella opportunità. Non ho fatto bene i calcoli. Bene, devo trovare chi è che comanda qui. Prima sarà meglio rifornirsi e dare un'occhiata in giro. Hai trovato delle lenti? Me ne sto occupando. Perfetto. Come parli quando gli stai? Hai sentito come lui si rivolge a me? Soldati! Ecco Erend. E pare abbia bevuto un po'. Ehi, cattivo umore. Signore? Tocca a noi. Vi rilassate un po'? Ti chiederei di unirti a noi, ma poi chi salverebbe il mondo? Fammi indovinare. Vai sempre di fretta, no? Allora, dimmi che vuoi. Spara. Com'è andata dopo che io... Quando sei partita di nascosto? Benone. L'avanguardia regge. Ho aiutato Avad a sistemare tutto dopo la battaglia. Sono stato via un mese perché volevo seppellire Ersa. Poi sono tornato e mi hanno chiesto di scortare questo Vuadis che doveva andare all'ambasciata. Pensavo fosse un lavoro facile e infatti è andata male. Non potevi farci niente. Non è così. Tua. Tra un paio di queste ti crederò. Sai, io mi chiedevo se avete seppellito Ersa come volevate. Sì, l'abbiamo fatto. Non sai quanta gente è venuta a renderle omaggio. Metà le doveva un favore e gli altri
Gli altri le dovevano la vita. E alla fine tutti ubriachi. È stato il funerale più rumoroso di tutta la storia. A lei sarebbe piaciuto. Sì, e come? Sicuro. Li avrebbe stesi tutti. Che dici dell'ambasciata? Niente di che. Avad di sicuro ci tiene molto. Vuole fare la pace con quei Tenakht. Ma da quel che ho sentito, non è gente fatta per la diplomazia. Si esprime a suon di lame e frecce. Se avrai a che fare con loro, sappilo, può peggiorare da un momento all'altro. Lo terrò a mente. Cosa sai di questo posto? Niente di buono. Nei giorni rossi i Karja portavano qui i prigionieri dell'Ovest Proibito. Più fortunati ai lavori forzati. Gli altri nel cerchio del sole di Mendia. In sacrificio. Esatto. I Tenakht hanno raso al suolo tutto dopo aver cacciato i Karja dall'Ovest. Non li biasimo. Adesso Avad paga gli Oseram per ricostruire. Ma ogni nuova pietra che impilano sarà macchiata di sangue. Io ora devo andare. Non ti fermerò. Però, ehi, sei proprio sicura? Salvare il mondo è troppo per una sola... Erend. D'accordo, sì. Ci ho provato, almeno. Cioè, quello che voglio dire è che se avrai bisogno di me... So dove trovarti. La prossima volta anche sobrio. Ci proverò. Attenta là fuori, Aloy. Tenakht? Posso battervi? Cinque pinte? Dopo cinque pinte ho molte più probabilità. Di che? Stramazzare a terra? Visto? Ulvund diceva che nessuno poteva liberarsi. Salvatrice, mi resti solo tu. Conover, è la salvatrice di Meridiana, non tua. Basta solo Aloy. Cosa vuoi? Ti prego, non mi ascoltano. Ma le Eclissi sono qui, nel timore. Ah sì, Conover? È lei che li ha sconfitti e tu la importuni con queste fesserie? Si vede che sono fuggiti a Ovest dopo la battaglia. C'è una delle sentinelle, Laruvik, che li ha contattati. Ho provato a origliare, ma mi hanno visto e Laruvik mi ha attaccato. Io... ho reagito. Per difesa. Sfortunatamente non ci sono prove che colleghino Laruvik con le Eclissi. Mentre Conover ammette di aver ucciso un commilitone. È stato quindi condannato. Perché sei certo che Laruvik stesse con le Eclissi? Beh, ero abbastanza lontano, ma... li ho sentiti usare la parola Eclissi. Non è l'accusa più assurda mai sentita, ma ci siamo quasi. Gridare alle Eclissi è un buon modo per evitare una condanna a morte. Se devo morire, così sia. Ma se non facciamo niente, io non sarò l'unico. Dimmi cosa hai visto di preciso. Giorni fa, durante un cambio, qualcuno ha varcato il cancello. Prima di accorgercene, erano a metà del canyon. Nozar ha scelto di non inseguirli. Ci penseranno i Tenakht, ha detto. Nozar non è uno negligente. Ha moltiplicato le pattuglie, redarguito le guardie e la vicenda è finita lì. Ma io non smettevo di pensarci. La prudenza è tutto per noi. Quindi,
è stato lasciato aperto apposta. E Laruvik, beh, si lamentava sempre dei superiori, ma quella volta non l'ha fatto. Dopo l'incidente mi è sembrato diverso, nervoso. E quando l'ho visto sgattaiolare fuori dalla caserma, l'ho seguito. Discuteva con uno sconosciuto, l'ho sentito nominare l'eclissi, mi sono avvicinato e mi hanno scoperto. Lo sconosciuto è fuggito, mentre Laruvik mi ha attaccato. Ho agito d'impulso. Le guardie sono accorse e mi hanno trovato accanto al suo cadavere. Perché non gli credete? Abbiamo cercato, perquisito la branda di Laruvik, ma niente di niente. Senti, Conover è un bravo uomo. Non credo che abbia potuto ucciderlo a sangue freddo. Ma a Nosari interessano i fatti. E in questo caso, Conover ha ucciso un collega. E non lo nega, giusto? No, ma l'eclissi è lì fuori. Considerando che non esistono prove a sostegno di questa storia e i cadaveri non parlano, Nosari è teso per l'arrivo dell'ambasciata e non vuole essere distratto. Però, se trovassi dei soldati dell'eclissi che tramano nei boschi, tu faccelo sapere. L'incontro di cui parli, hai sentito qualcos'altro sui loro piani? No. Ma la radura in cui è avvenuto è a est, oltre il fiume. Una decina di soldati l'ha passata al pettine. Non c'è niente, Con. Ci sono cose che vedo solo io. Se l'eclissi è nel timore, li troverò. Grazie, Aloy. Che il sole ti assista. Datti una calmata, soldato. Ha dato una bella svegliata. Questa deve essere la radura in cui Conover ha visto l'eclissi. Macchie di sangue. Cominciamo da qui. E qui è dove Conover ha ucciso l'altra guardia. Forse il focus può dirmi se c'era davvero qualcun altro con lui. È pieno di tracce lasciate dalle truppe Karja. Niente di utile. Rami spezzati. C'era qualcuno quassù? Vecchie tracce. Si allontanano da luce arida. Dovrei riuscire a seguirle usando il focus. Vediamo dove mi portano. Forse Conover non mentiva dopo tutto.
posso attaccarla con il fuoco. Ho perso la pista. Non fine nei paraggi. Forse posso recuperarla dopo averla superata. Ora dovrebbe essere più semplice ritrovare la pista. Fa comodo averne di scorta. Sangue. E parecchio. Chiunque fosse, la macchina lo ha ferito mentre fuggiva. Non dovrei aver problemi a seguire la scia con il focus.